Amici pochi, nemici tanti. No, non c'è un migliore amico. Forse un tempo in adolescenza ce l'avevo. Ma adesso no, non c'è. C'è un'altra concezione dell'amicizia. Ma può darsi. Cioè, non so. Beh, gli amici devono essere in grado di sopportarmi. In comune hanno che sono un po'... Sono, diciamo, polivalenti. Beh, a volte è meglio di no, però sì, può capitare di avere amici sul lavoro. Beh, tutto, condivido tutto. Non ho segreti, cioè sarei sciocca ad averli con quelle poche persone che mi sono vicino, che mi sono state vicino in un momento particolare della mia vita. Oddio, il significato dell'amicizia è una cosa molto, molto personale, molto intima. Per un amico, oddio, beh, sicuramente ho fatto molto per una mia amica. L'ho accompagnata quando lei aveva dei sospetti. Fare le posti al fidanzato, a seguirlo con delle parrucche e dei travestimenti un po' bizzarri, e in effetti aveva ragione. E poi gli ho chiesto scusa perché gli avevo dato della paranoica. Che abuso, ce ne sono tantissimi, ma va bene così, va bene. Va bene, i nemici servono quanto gli amici. Essere invidioso?